Sì, la mia candidatura è ufficiale anche perché è supportata dalla base. Io in Fratelli d'Italia ho sempre sentito parlare di base che esprime le candidature. Io sinceramente vedo che c'è una bella base. Combattiva e per nulla rassegnata alla sconfitta, Adriana Poliportone si presenta così da nuova, si fa per dire, candidata di mezzo centrodestra pugliese. Ma la sua aspirazione, nonostante la guerra interna anche a Forza Italia, è quella di ricompattare tutto lo schieramento. Io sono un ottimista, oltre che una combattente della politica. Sono un ottimista e spero che sino alla fine nel centrodestra si riesca a ritrovare quell'unità che avevamo provato a trovare intorno al professore Schittulli e che è andata avanti anche per un certo tempo, anche con grande convinzione, anche da parte mia. Ci ho messo veramente molto impegno su questo. Poi purtroppo si è rotto un po' il quadro quando il professore ha assunto le parti di una parte di un partito. Avremmo preferito tutti quanti che rimanesse super partes, così come noi l'avevamo individuato come elemento coagulante della coalizione di centrodestra. Toni bassi almeno per un giorno anche da parte del coordinatore azzurro Luigi Vitali, che lascia ancora una volta la porta aperta per un eventuale fitto prodigo. Ma dentro Forza Italia le posizioni rimangono lontane, c'è una dialettica, io invito l'amico Raffaele Fitto a riprendere la sua dialettica il giorno dopo le elezioni. Non può la Puglia pagare una polemica o una dialettica all'interno di Forza Italia di carattere nazionale. Non voglio entrare nel merito delle sue battaglie, dico soltanto che la Puglia deve vincere e questo è il momento di dimostrare senso di responsabilità. Di Salvini ancora in Puglia non c'è l'ombra, ma per bocca del senatore Raffaele Volpi anche la Lega conferma l'appoggio alla ex pasionaria antipadana Poliportone. Noi stiamo facendo questa cosa con Forza Italia pensando che il giorno dopo si possano ricostruire delle basi politiche. L'avevamo messo una pregiudiziale, era quella di noi non andiamo dove c'è il nuovo centrodestra. Mi sembra che anche in questo caso ci siano dei compromessi strani che non rappresentano sicuramente il sentire popolare.